c'è la revisione delle addizionali regionali dell'IRPEF nella variazione di bilancio approvata a maggioranza dall'Aula. Gli scaglioni passano da 5 a 4, l'incremento del gettito tributario, stimato in 450.000 euro, è a carico di chi ha un reddito lordo superiore ai 50.000 euro. Un patto sociale per la lotta alle mafie è l'appello del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo in occasione della giornata della memoria per le vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera. Due giovani neolaureati ricevono il premio Chianti Tesi, nato nel 2019 dalla partnership tra Chianti Banca e Chianti Economic Forum, per analizzare e sostenere l'economia locale. La variazione di bilancio. Con 23 voti favorevoli ed 11 contrari, il Consiglio ha approvato a maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Toscana. Il provvedimento introduce variazioni di stanziamenti di entrata e di spesa per 920.000 euro nel 2022, per 450.000 euro nel 2023 e per 4.500.000 euro nel 2024. Tra le novità principali, la revisione delle addizionali regionali all'IRPEF con una nuova articolazione degli scaglioni che passano da 5 a 4 con decorrenza dal 1 gennaio 2022. La rideterminazione delle addizionali IRPEF mantiene quasi inalterata la pressione fiscale, fatta eccezione per un modesto incremento del gettito tributario, stimato in 450.000 euro a decorrere da quest'anno. L'aggravio fiscale va a colpire chi ha un reddito lordo superiore ai 50.000 euro. Per le società totalmente partecipate dalla Regione, si apre alla possibilità di cumulo delle cariche di presidente e amministratore delegato e si prevede il cumulo anche dei compensi. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del Governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450.000 euro all'anno, che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Per quanto riguarda le voci di spesa, i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province. In particolar modo viene rimodulato un contributo di quasi 430.000 euro per il comune di Palazzuolo sul Senio per la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare i servizi sanitari. 250.000 euro sono destinate al comune di Buti e c'è uno stanziamento aggiuntivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro che viene destinata alla realizzazione del ponte sul fiume Serchio e che va ad unirsi ad uno stanziamento della provincia di Lucca, del governo e della regione che già ammontava a quasi 20 milioni di euro. Si tratta della prima variazione al bilancio regionale, a cui ne seguiranno presto delle altre destinate ad offrire risposte concrete al territorio toscano e a molte delle esigenze che la comunità con la fase di superamento della pandemia attende. Si tratta purtroppo ancora una volta di una serie di provvedimenti e di misure che vanno a interessare settorialmente alcuni territori, quindi sono interventi isolati, anche in questo caso privi di una sostanziale organicità. Stavolta però ci sono due misure sulle quali ci siamo soffermati anche in commissione. La prima, che è l'aumento della pressione fiscale, è innegabile, benché ci venga, come dire, passato il concetto di un allineamento a livello nazionale dei provvedimenti di riduzione delle aliquote, in realtà questa sarà una misura che impatterà e impatterà soprattutto su quei ceti medi che purtroppo in questo paese scontano evidentemente il fatto di essere coloro che in qualche misura, come dire, sostengono il PIL nazionale. Concludo dicendo, siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo. In una situazione economica e sociale che rischia davvero di degenerare, oggi ancora non sappiamo la Regione quali interventi strutturali intende adottare. Al contrario, ci vengono, come dire, propinate questo tipo di misure che francamente ci lasciano, quanto opposizione, assolutamente basiti e fortemente contrari.
bilancio c'è una manovra fiscale surrettizia, c'è una modifica della normativa per consentire un cumulo di cariche, ma soprattutto non c'era quello che ci aspettavamo davvero, ovvero sia un ragionamento sulle spese correnti della regione, perché se è vero che i cittadini e le famiglie e anche le imprese pagano il 30, 40, 50% in più delle spese fisse, gas, riscaldamento, nulla di tutto questo ritroviamo invece nel bilancio regionale, che pure ha decine e decine di immobili e migliaia di dipendenti. Questo vuol dire che probabilmente si rimanda la manovra fiscale a dopo la campagna elettorale delle prossime amministrative. L'altro ragionamento è sul piano degli investimenti. La Regione in 3 anni ha previsto di spendere 600 milioni per opere pubbliche. In realtà lo stesso Presidente Giani ha riconosciuto che con l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia nemmeno gli interventi del PNRR saranno realizzati in toto. Quindi ci aspettavamo, ci aspettiamo, e per questo abbiamo presentato un ordine del giorno specifico, che la Regione in tempi certi dica con quali priorità riorganizza il piano degli investimenti, come farebbe qualsiasi buon padre di famiglia di fronte a una situazione come quella che stiamo vivendo. Questa variazione del bilancio è incomprensibile. Innanzitutto siamo a marzo e la Regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del Consiglio di amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato. Visto il periodo di grande incertezza e crisi economica, riteniamo questa decisione veramente fuori luogo e anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche, della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari. A un voto positivo si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse, una battaglia politica che abbiamo condotto, e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF, degli scaglioni, così come delle tariffe, per noi è un elemento importante. Non era il momento di aumentare le tasse, siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali alle previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale. Questo è positivo in delle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani come per tutta Italia, dove il caro bollette diventa insostenibile. La riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane. Sonora bocciatura rispetto a una prima variazione che non condividiamo nella filosofia, nell'impostazione, nel contenuto. Siamo molto perplessi sia perché per la prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale, perché di poco ma qualcosa aumenta, e noi siamo preoccupati in prospettiva. Perché? Perché di fatto non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie. Vorremmo avere rassicurazioni al riguardo al più presto, anche perché l'adeguamento alle aliquote, le nuove aliquote IRPEF avrebbe potuto avvenire in forma diversa, senza portare a un lieve ma pur effettivo aumento della pressione fiscale. Altre regioni hanno perseguito questa strada. In più certamente non rientra tra le priorità dei toscani quello di compensi dei manager delle partecipate della Toscana. Anche per oggi non si vola, il Pegaso non riprende a volare, e tutto questo per colpa della maggioranza di centro-sinistra. La lotta alle mafie. Un patto sociale da stringere tutti insieme, istituzioni, forze dell'ordine, scuole, ragazzi, una sfida collettiva per un cambio culturale nella lotta alle mafie. È quanto ha proposto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo nel rivolgersi ai tanti studenti presenti al Teatro La Compagnia di Firenze per celebrare la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera Toscana il 21 marzo. Noi dobbiamo sempre stare dalla parte giusta della storia, quella che combatte contro le mafie, quella che tutela la legalità, e dobbiamo farlo tutti insieme con un patto sociale, istituzioni, forze dell'ordine,
dell'ordine, scuole, ragazze, ragazzi, è una sfida collettiva, è un cambio culturale che noi dobbiamo proporre. Il mio impegno in politica nasce proprio per questo, era il 23 maggio del 1992 e arrivò in un evento, in una giornata come questa, di sole, in cui eravamo tante ragazze e tanti ragazzi insieme, la tragica notizia dell'esplosione dell'autobomba e della morte di Giovanni Falcone e della sua scorta. Lì scattò qualcosa dentro, di impegno civico, di impegno collettivo. Ecco, io ai ragazzi ho mandato questo messaggio: non siate mai indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte. La mafia si combatte tutti insieme e si combatte solo se ci riusciremo a portare un grande cambiamento culturale in ognuno di noi. Il procuratore della Repubblica di Firenze, Giuseppe Creazzo, ha sottolineato come dalle inchieste giudiziarie emergano in Toscana infiltrazioni mafiose sempre più numerose. Il pericolo maggiore è quello di sottovalutare le mafie e i fenomeni mafiosi, perché non ricorrono più o non ricorrono più tanto ad azioni violente ed eclatanti. La stagione delle stragi è finita, è stata acquisita dalle mafie, dalla Cosa Nostra, ma anche dall''Ndrangheta, dalla consapevolezza che non conviene sfidare apertamente lo Stato, ma conviene, come hanno sempre fatto storicamente, infiltrarsi senza far troppo rumore. E quindi l'attenzione deve essere ancora più importante. Le inchieste giudiziarie anche in Toscana dimostrano che il pericolo è grave. Abbiamo fatto numerose indagini che hanno consentito di accertare che le mafie investono, si infiltrano, cercano di incunearsi anche all'interno di imprese, di acquisire favori dalle istituzioni. Abbiamo dimostrato che alcuni imprenditori, anche locali, con pochi scrupoli, non hanno avuto molti scrupoli appunto a fare affari con le mafie, per cui bisogna tenere alta l'attenzione. Perché altrimenti la corruttela che le mafie portano con sé potrebbe inquinare maggiormente la parte sana dell'economia e quindi anche della società. Una riflessione sul legame tra guerre e mafie è stata al centro dell'intervento di Don Andrea Bigalli, referente regionale di Libera Toscana. E le guerre sono collegate fra di loro, le guerre sono l'elemento di una strategia globale di asservimento degli esseri umani, della riduzione degli esseri umani a meri fattori produttivi che possono essere poi tranquillamente sacrificati. Questa è la grande logica delle mafie. In Toscana stiamo vivendo un momento anche molto difficile, perché ci sono delle inchieste consistenti che si allargano sempre di più, che mostrano sempre di più correlazione tra di loro, per cui la grande pagina purtroppo dell'inchiesta sul CEU ci ricorda che le propaggini arrivano persino in Val d'Arno. La questione di Livorno non è soltanto quella del porto della città, ma dei porti toscani in quanto tali, per quanto riguarda appunto l'arrivo massivo di sostanze stupefacenti nella nostra regione per tutto il resto d'Italia. E appunto citare le inchieste sulla Maremma significa rendersi conto che non siamo più di fronte a una regione che ha dei territori intonsi da questo punto di vista, e quindi l'impegno deve essere radicale e noi cerchiamo di costruirlo su basi nobili, come per esempio il ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per il bene di tutti, per la giustizia, per un'Italia libera dalle mafie. Il premio Chiantitesi. È Luca Bacciarelli il vincitore della terza edizione del premio Chiantitesi. A lui è andato il riconoscimento di 2.500 euro previsto per la migliore tesi di laurea magistrale in economia e management, selezionata e valutata da una giuria di 6 docenti universitari. Secondo posto e premio da 1.000 euro per Valentina Savelli. A premiare i vincitori nell'auditorium Giovanni Spadolini di Palazzo del Pegaso c'era anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il premio Chianti Tesi è nato nel 2019 dalla partnership tra Chianti Banca e Chianti Economic Forum per analizzare e sostenere l'economia del Chianti. L'obiettivo è promuovere e premiare capacità e competenze di studenti appena laureati chiamati a rappresentare una risorsa per il tessuto economico locale. Un'occasione per guardare allo sviluppo delle economie locali, valorizzandone le ricchezze e mettendo al centro il capitale umano.
Un'ottima iniziativa, perché è molto importante dare incentivi agli studenti. Abbiamo avuto tante tesi di ottima qualità in diverse cose, le abbiamo analizzate in varie persone, abbiamo avuto anche delle discussioni su quelle che erano le migliori e abbiamo, nonostante il periodo di Covid, avuto molte tesi. L'anno precedente erano anche di più, perché era prima, diciamo, del periodo, le tesi erano state fatte prima, sono anche state fatte in modo diverso le tesi, ma devo dire erano ottima qualità, come vedrete poi dalle presentazioni che faranno i ragazzi. Le tesi sono state premiate perché i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro che ha rispecchiato quelli che erano i temi proposti nell'edizione del Chianti Economic Forum. Quindi onore al merito, e la premiazione è uno stimolo per i giovani secondo quello che è l'obiettivo del concorso che da anni ormai si ripete con soddisfazione e partecipazione da parte dei giovani delle università del territorio. Le giornate come queste danno il senso di quello che facciamo sul territorio. Sono giovani studiosi che hanno costituito un'associazione di rilievo per il nostro territorio, per il territorio del Chianti, e attraverso questa associazione premiano e contribuiscono all'impegno e alla ricerca di altri giovani studiose e studiosi. E questo è molto bello, perché conoscere l'economia locale, loro hanno anche ormai rapporti con il nostro istituto regionale di programmazione economica, significa avere gli strumenti per poter agire su quel territorio.